Eccoci qui, buongiorno a tutti e a tutte, ed ecco il nostro Vincent, il nostro giocoliere di parole. Ciao caro! Parole, de palabras. Ciao Nicoletta, ciao, ciao a tutti. Buon agosto, eh? Buon agosto, eh già, siamo proprio al 5 di agosto, ma che bella macchina che hai sulla tua maglietta, complimenti, una macchina piena di fiori. Eh sì, oh. Sulla meglio, diciamo, io vado spesso a piedi, però qui su questa t-shirt mi è piaciuto un sacco e l'ho comprata. È una t-shirt perfetta per un dantista come te, caro. Va Originale. Allora, carissimo, oggi siamo al canto numero 17. bene. Canto 17. Ti lascio il palcoscenico. La fiera dalla coda aguzza che passa i monti e rompe muri e larme, ecco colei che tutto il mondo appuzza. Con questi celebri bellissimi versi, Dante descrive molto bene il traghettatore Gerione, che sarà il mostro che li traghetterà appunto a visitare l'ottavo cerchio, dove troviamo gli usurai, con i quali il poeta non sarà affatto tenero. E Dante vediamo appunto che assieme a Virgilio verrà traghettato da questo mostro Gerione, il quale ha il collo e il volto di un uomo giusto e la coda aguzza, arroventata e attorcigliata e il corpo pieno di squame. Insomma, è un mostro mitologico, un mostro che ha però questo compito molto importante di traghettarli a vedere i dannati. E infatti Dante sarà, come spesso capita, davvero atterrito dalla scena e dalla situazione in cui si è costretto a trovarsi e cerca, come spesso accade, conforto nella sua guida Virgilio, il quale questa volta non lo ammonisce, ma come un padre devoto cerca di tranquillizzarlo semplicemente. Dante vede dei dannati che sono seduti sul sabbione arroventato, vicino a loro dell'ottavo cerchio. E Virgilio invita il poeta ad avvicinarsi. Dante nota che questi dannati, appunto gli usurai, hanno tutti al collo una borsa con lo stemma di famiglia, quindi troveremo ognuno con uno stemma diverso, spesso quasi sempre con lo sfondo di un colore diverso, azzurro, rosso, giallo, ma con in primo piano l'effigie, lo stemma di un animale, che può essere per esempio l'oca piuttosto che il leone o la lupa. Dante vede l'usuraio, uno degli usurai che riconosce essere Reginaldo, il quale invita bruscamente Dante ad andarsene. Dante si sentì in questa situazione, in questo cerchio ottavo, appunto, come un po' come Icaro, il quale si avvicinò troppo al sole nonostante i continui richiami del padre Dedalo. Questo canto prosegue un po', come dicevamo nella puntata precedente, la scia della suggestiva della malinconia, in cui Dante si ritrova un po' immerso nei suoi pensieri di poeta viandante negli inferi. E si sente molto presente la guida di Virgilio. Ecco, grazie. Allora, anche questa volta un po' di malinconia che in questo agosto vivace ci sta anche bene. Ma sì, fa sempre bene un po' di malinconia dantesca. Ascolta, ricorda anche il tuo libro meraviglioso. Ok, il mio libro si chiama Ti contagerò con la poesia ed è un libro di poesie scritte tutte in rima che trattano vari argomenti. Lo potete chiedere e ordinare sulla mia pagina Vincent Giocoliere e ve lo spedirò comodamente a casa assieme a un set di pentole. Sei un grande. Grazie Vincent, ci ritroviamo la prossima settimana con il 18° canto. Va bene, ciao Nicoletta, viva Dante! Ciao, viva Dante sempre, buon agosto.